Ogni scrittore e ogni scrittrice conosce almeno uno dei poteri della letteratura. Qualcosa che solo i libri sanno fare. Attraversare il tempo, percorrere spazi infiniti, far compiere imprese da eroi ed eroine. Portare la salvezza laddove sembra impossibile. Con Adotta uno scrittore, questi doni, che solo le storie sanno fare, sono stati recapitati nelle scuole di ogni ordine e grado, in tutta Italia. Valeria Corciolani è una scrittrice e un'illustratrice. Crede che la letteratura abbia il potere di dipingere la realtà con le parole. Sono passata da disegnare le storie, a illustrare le storie, a scriverle e disegnarle con le parole, per cui è un po' come se fossero due facce di una stessa medaglia, che stanno unite insieme e sono due prospettive diverse con cui raccontare le storie, ma credo che continuino comunque a vivere l'una con l'altra, perché sono convinta che nel mio modo di descrivere i personaggi, le situazioni e i luoghi ci sia tanto di quello che era il mio passato di illustratrice. La lettura è fondamentale, penso che sia impossibile riuscire a raccontare le storie senza aver letto tantissimo. Noi siamo fatti di storie e senza le storie sarebbe un mondo tristissimo e noiosissimo. Credi davvero che la lettura abbia un potere? E se sì, quale? E in questo momento, qual è la storia di cui senti il bisogno? Quella che vorresti leggere o che vorresti ti raccontassero? Allora, la lettura, secondo me, ha il potere di coinvolgerti in ciò che leggi. Ma ciò dipende anche dallo scrittore che scrive, perché non sempre ciò che leggi ti può prendere, diciamo. È un qualcosa che deve dipendere anche da te. La letteratura ha il grande potere di raccontarci le storie, di raccontarci comunque chi siamo, cosa, diciamo, gli usi e consuetudini che ci caratterizzano, e molte volte anche a non ripetere i nostri errori grazie alla storia. Questo qua è la letteratura che... E ogni cosa che noi viviamo comunque è una storia che possiamo raccontare, quindi la letteratura serve appunto per raccontare queste storie che possono essere di vario tipo, vario genere, che aiutano sicuramente le altre persone. Sicuramente la creatività e poi c'è anche... Una parte della lingua in cui tu impari molto lessico. Può trasmettere emozioni che molte altre azioni o oggetti o qualsiasi cosa, tra virgolette, possono trasmettere. Ok, che deve essere un po' condizionato dallo scrittore che scrive appunto la trama e la storia, ma la parte dell'immaginazione deve venire da dentro al lettore. Deve essere qualcosa di personale, una trasposizione personale di te stesso all'interno del libro. Se dovessi scegliere, diciamo che preferirei raccontare io una storia, nel senso che diciamo che anche più da piccolo ero anche uno che, dopo che leggeva i libri di Geronimo Stilton, ero uno che scriveva molto proprio dei libri propri, che non sono mai usciti, che sono sempre rimasti poi ovviamente su dei file Word, per lo più gialli. Mi piace molto più raccontare gialli fantasy, diciamo, cioè cose non vere, cose che non ho mai provato io, cose di storie particolari, storie avvincenti, diciamo. Sono uno che piace raccontare, non
non tanto farmi raccontare, ma mi piace molto più raccontare a me. Okay, vorrei letteralmente scrivere un libro su quello che ho passato finora per aiutare certi ragazzi che magari hanno vissuto quello che ho visto io, certe ragazze. Vorrei risentire la mia storia giusto per comunque rendermi conto del nel grande livello in cui mi trovo adesso in confronto a come ero prima e a quello che ho vissuto. Non ho una trama fissa. Questi racconti sono un po' variegati tra storie d'amore un po' comici, un po' crime, un po' di indagini, horror, alcuni invece proprio sono horror e basta. Mentre quella che sto facendo adesso, che è una storia ambientata in Giappone, è un misto di tutte queste cose. Perché questo ragazzo è praticamente subisce un trauma da bambino e quindi poi diventa un eroe. E poi c'è una parte della storia in cui combatte, oppure in cui ha la sua vita privata, quindi scherza, gioca, e sorride, vive un po' di tutto, una vita comune, normale.